Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rime, un gioco che ha riscosso davvero molto successo, gioco disponibile su Steam, che è la versione attuale, disponibile per le console e anche per la Nintendo Switch, nuovissima console di casa Nintendo che ho e devo dirvi, devo spezzare una lancia in suo favore perché devo dire che benché non abbia ancora tantissimi titoli è una console che veramente è eccezionale dal mio punto di vista. Zelda, confermo, capolavoro assoluto. Rime è una sorta di, lo abbiamo già visto, The Witness con grafica e tipo di movimento sullo stile di Zelda. Ma andiamo subito a vederlo. Vi ho parlato di The Witness perché è una sorta di puzzle game con storia sconosciuta in cui ci muoveremo all'interno dell'ambientazione cercando di risolvere puzzle ambientali che spesso richiedono lo sfruttamento anche della componente giorno-notte, perché il gioco passa continuamente tra il giorno e la notte, alterna bellissimi scorci ambientali, assolati, a cieli stellati che lasciano veramente senza fiato. Andiamo subito a vederlo. Ho azzardato per questo video la grafica ultra, vediamo se riusciremo a reggerla, ma penso proprio di sì. Musica, sonoro, stupendi. Se avete delle casse surround, delle cuffie surround 7.1, 5.1, sfruttatele perché veramente merita. La grafica è puramente Zelda, alla fine è quella. Mi ricorda molto Zelda. Vediamo. Iniziamo a muoverci. Ok, qua vedete che possiamo urlare col tasto sinistro del mouse, con la I interagiamo e poi con la maiuscola possiamo andare a immergerci. Urliamo, ma al momento non ha molta utilità. Con lo spazio saltiamo. Ah, devo dire che con questa grafica qui regge, anche se il frame rate non è stabilissimo. Guardate però la qualità dell'acqua che sono andato ad aumentare, a potenziare al massimo dettaglio. In che direzione andiamo? Non lo so. Proviamo a vedere se c'è qualcosa che... Ok. Qua dovremmo poter scendere, infatti, con il tasto maiuscolo sinistro. Ok, andiamo. Vediamo un po' anche, vedete, proprio tutti i dettagli con i granchi che fuggono al nostro passaggio. Andiamo avanti. Sì, è Zelda alla fine. La grafica è quella, non possiamo anche rotolare. Non è proprio fluidissimo, però devo dire questo metodo. Sono filtri per lo più che ho attivato in più delle scorse volte. Potrei andare a togliere qualcosina giusto per... Il mio computer non ha mai avuto difficoltà, ma forse ho esagerato questa volta a puntargli questo. Magari abbassiamo anche un po' magari le ombre. Ok, applica, ma non credo che me l'abbia preso. Però andiamo a vedere. Gioco salva con dei checkpoint? No, no, l'ho fatto. No, poi probabilmente anche il fatto che stia registrando influisce sulla fluidità. Guardate che tipo di corsa che ha in discesa così. Allora, vediamo un attimo. Il gioco non è proprio semplicissimo in tutti i suoi puzzle, perché spesso appunto dobbiamo andare a interagire muovendo gli oggetti. Vediamo che col tasto E possiamo interagire, ma in questo caso non si può fare nulla. Dovremmo interagire anche sfruttando l'ambiente circostante e come in The Witness, è per quello che ve l'ho citato all'inizio, con quello che vediamo sullo sfondo. Ma andiamo a vedere in che cosa consiste quella luce che vediamo in lontananza. Il gioco rende meglio col pad. Meglio se seduti a un divano.
Ok, c'è questa sorta di scia che dovrebbe guidarci. Vediamo. Non vorrei che il gioco fosse stesse sforzando la risoluzione in 4K. Sarebbe un epic fail pazzesco. Vediamo un po' così. No, sembrerebbe proprio di no. Comunque. Enigma iniziale un po' particolare, perché è andato a colorarsi una piccola parte. Poi vedete, in ogni direzione in cui noi guardiamo c'è qualcosa da fare. Adesso proviamo a salire di qua e vediamo dove andiamo a finire. No, sembra andare un pelino meglio adesso. Probabilmente ho fatto un upscaling in 4K, ma il mio monitor non lo è e soffre, perché mi sembra veramente strano che con giochi con grafica molto ma molto più avanzata non abbia il minimo problema una 970 Nvidia. E credo che ancora un paio d'anni io li possa fare tranquillamente, credo. Allora, non si può salire di qua. Continuiamo a esplorare di qua. Il gioco costa 35 euro. Penso che per Switch costi forse 39, da quello che ho visto. Li vale. Beh, fatto bene, senza dubbio. Cioè, c'è da dire questo, il gioco è fatto bene. Poi può piacere o meno. Chi preferisce sicuramente l'azione... non è il gioco per lui. Chi ama invece i puzzle game, i giochi con una certa immersività, soprattutto sonora, oltre che... Oddio! Qua ci serve un qualcosa per poter mandare via il cinghialotto e quindi non possiamo avanzare fin lì. È un altro enigma da risolvere. Ne stiamo trovando praticamente in ogni dove ora. Proviamo ad andare in quell'isolotto lì. C'è qualcuno, c'è qualcuno sulla scogliera. Andiamo a vedere. Sì, gira decisamente meglio il gioco ora. Chi è questo? Qua non urla ma canticchia. Non riusciamo ad andare su, no. Vediamo se riusciamo a salire qui. No, però possiamo passare da qua. Ok. Aiuto. Ok. Ora, il tizio lì è scomparso. Andiamo. Mi fa impazzire questa musica. Devo ammettere. Dove è andata? È sparita l'ondata. Ah, eccola lì, eccola lì, eccola lì. Andiamo. La rotola.
Stiamo proseguendo con la risoluzione di questo primo enigma. Quale? Questo. Ok. Allora, prenderemo questo e andrà a completare un'altra parte dell'enigma. Ora, ce ne restano due. C'è uno su là, ma non mi ricordo se si poteva raggiungere o meno. No, c'era il cinghiale, però il cinghiale io non ho la minima idea di come fare a... forse questo. Scusami, mi perdoni, ma potresti cortesemente seguire e andare dall'altro cinghiale? Scusami, ok, vai di là, vai di là. Mi fai passare? No, no, non mi fa passare e non ho la minima idea di come fare. Vabbè, intanto qua, vediamo, magari troviamo qualcosa. Infatti probabilmente qualcosina c'è qui da prendere. Allora, stanno mangiando questi meloni, quindi potremmo prendere qualcosa da qui. Infatti, eccolo qui. No, ragazzi, cioè, però... Bellissimo. Ragazzi, cosa fate? Mi andate in fila? Ah, no, ok. Però quello ci fa capire qual è la risoluzione dell'enigma. Cinghiale? Perdonami. Ok, mentre io passo. Olè! Un altro risolto. Dov'è l'ultimo che ci manca? Vabbè, intanto andiamo là e attiviamo la cosa. Ho una mosca che mi sta dando un fastidio. Dopo mi occuperò di lei. Allora, andiamo. Questo. Ok. Ok, perfetto. Ci siamo quasi. Sta diventando notte intanto. Allora, mi manca l'ultima chiamata. L'ultima chiamata. Sì, l'ultimo urlo da fare. E non so dove sia. Quindi diamo un'occhiata in giro. Allora, dovrebbe esserci una luce verso il cielo, ma non la vedo. Devo fare attenzione a non cadere nell'acqua, sennò un casino torna su. Allora, vediamo un po'. Beh, vabbè, eccolo là. È lontanissimo. Ci proviamo. Andiamo a vedere che cosa si può fare. Intanto sta arrivando anche il cielo notturno, che poi andremo a vedere. Sì, ma è una menata. Cioè, da su là dobbiamo probabilmente salire su questa montagna. Vabbè, proviamoci. Tanto è un piacere vagare con la notte che sta arrivando e questa bellissima musica di sottofondo. Allora, la montagna è qui. Vediamo se riusciamo a saltare. Vediamo. C'è un percorso di qua. Bene, dai, sì, dovremmo farcela. È un puzzle anche questo. Salta di là. Ok, ottimo, fantastico. Di qua c'è qualcosa, andiamo a vedere che cos'è. Ok, abbiamo sbloccato un collezionabile, a quanto pare. Ok, però questa non è la strada giusta, quindi dobbiamo continuare. Intanto attendiamo il cielo stellato. Vabbè, continuiamo, salta, bravo. Eh no, qua dovremmo fare una sorta di Tomb Raider.
No, vieni da di là. Ok. Qua ci arrampichiamo. Ormai. Ormai ho una certa esperienza. Avendo finito in 3 giorni 3 Uncharted. L'1, il 2 e il 3. Ci ho fatto un po' il callo. Allora, andiamo avanti. Eccolo lì, il faro con l'ultimo passaggio per il primo enigma del gioco. Eccola la figura rossa, ancora una volta. Salta. Se ne va e sicuramente non la troveremo qua dietro. Infatti. La storia rimane comunque misteriosa fino alla fine. Ma... Ah, non credo che avevate dei dubbi. Allora, vediamo un attimo. Io sto continuamente lottando con una mosca che mi sta dando fastidio. Ok, abbiamo preso l'ultimo. Dice di saltare giù, saltiamo giù. Vediamo se si schiatta, ma non credo. Ok, andiamo. Non facciamoci... Spero ci sia una via più breve adesso per scendere, ma dovrebbe essere così. Continuiamo a seguire la scia. Guardate, guardate che roba. Adesso ci fermeremo un attimo appena abbiamo 2 secondi. E magari vi alzo un po' anche la musica. No, direi che non si può saltare giù in modo così azzardato. Saltare giù da qui? No, eh. Non si può. Non di là. No, non si può. Non si può. Di qua si può saltare. Qua si scende. No, scusami, ma se ti dicessi salta giù. No, bisogna scendere proprio di qua. Niente. Niente da fare. Di qua. Guardate che roba. Mamma mia, che bello. Adesso vi lascio 10 secondi di visione con la musica al massimo, eh? Ok? Ok, ci siamo persi, no? Ecco qua, l'ultimo pezzo. Atmosfera veramente eccezionale. Adesso andremo in alto cercando ancora di vedere qualche bello scorcio anche da qui. Ok. Eccolo qua. Questo è il cielo di Rime di notte. E a breve poi torneremo ad avere il giorno, perché le stelle poi si vedranno più e tornerà il... Abbiamo aperto una nuova area dell'isola con nuovi enigmi con cui avanzare e troveremo ancora questa volpe che continua a guidarci e stimolarci ad andare avanti. Allora ragazzi, io non vi voglio far vedere molto, io ci avevo giochicchiato ma poco, quindi ho risolto l'enigma giocandolo, improvvisandolo. Anche se il gioco onestamente lo avevo già visto in fasi molto più avanzate e infatti era quello che vi descrivevo prima, il fatto di avere degli enigmi ambientali di un certo tipo. Non è, almeno questo inizio qui non è molto difficile, anche le fasi avanzate ci vuole un attimino, non è niente di impossibile, non è un gioco assolutamente impossibile, bisogna usare un attimino il cervellino. Costa tanto, è vero, ma
avete visto anche voi a livello grafico quanto questo gioco renda. Le impostazioni grafiche sono piuttosto scalabili, la grafica è in stile, non so se definirla shader, come il come l'ultimo Zelda, Breath of the Wild. E se siete degli appassionati di questa tipologia di gioco, sicuramente potrebbe fare per voi. Ce l'ho fatta proprio al pelo. Siamo in zona nuova di dell'isola. Cerchiamo di farci amica questa volpe, che però continua a dirci vieni con noi, vieni con noi. Anzi, forse dovremo anche addomesticarla. E con questo scorcio stupendo, salendo questa collina, io vi saluto e vi invito a lasciarmi un vostro commento su quello che pensate riguardo a Rime, questo bellissimo gioco.